Il Consiglio dei Ministri, nel quarto decreto sui ristori economici, ha prorogato i termini fino alla prossima primavera per la rottamazione ter ed il saldo e stralcio delle partite IVA. Una vittoria per la Camera Civile Salentina, che su questa battaglia si era spesa in maniera importante, scrivendo al Ministro dell'Economia e delle Finanze le tante difficoltà delle piccole e medie imprese. Il commento del Presidente della Camera Civile, Salvatore Donadei, sottolinea proprio i tanti sforzi compiuti in queste settimane. Noi di Camera Civile Salentina e delle Camere Civili Pugliesi accogliamo con grande soddisfazione questa notizia che era nell'aria già da un po' di settimane, anche perché per questo ci siamo impegnati tanto, abbiamo profuso tanta abnegazione proprio a tutela delle partite IVA e dei contribuenti, soprattutto quelli medi e quelli piccoli. Sarebbe stata veramente decretata la fine di molte partite IVA nel caso di mancata proroga. Quindi chiaramente comprendiamo bene, siamo consapevoli che si tratta di una goccia nell'oceano della crisi, però comunque la apprezziamo e certamente non possiamo che ringraziare le altre associazioni che hanno sostenuto questo tipo di battaglia e di campagna fatta anche presso il MEF,